Amici di Radio Roma Sport, ciao da Alberto Fiano. Il punto sulla Roma, dopo Roma-Napoli, lo spareggio Champions, quest'oggi 3 punti fondamentali colti in extremis, quando ormai nessuno più ci credeva. Una partita davvero molto molto difficile. Il primo tempo, sostanziale equilibrio. Szczęsny ha fatto un miracolo su quello che a mio avviso è stato il gesto tecnico più bello di tutta la partita, ossia lancio di Jorginho da 40 metri e il controllo del PP di Higuaín, ad arpionare il pallone tra i due difensori, portarselo dal destro al sinistro, concludere a rete. Ottimo è stato Szczęsny nell'uscita come tempismo e come reattività a chiudere lo specchio e con le sue grandi mani a compiere una grande parata che ha salvato il risultato. Poi piccolo giallo sul gol di Callejón, però la Moviola poi ha evidenziato un millimetrico fuorigioco, quindi bene per la Roma. Nel primo tempo poi la Roma avrebbe potuto già andare dopo 3 minuti in vantaggio se Salah avesse meglio sfruttato un errato disimpegno della difesa partenopea che dal limite dell'area subito ha sparato di sinistra al volo, andando a lambire la parte alta della traversa. Nel secondo tempo, invece, come ha ammesso anche lo stesso Spalletti in conferenza stampa, il Napoli, complice anche un calo atletico della Roma, ha alzato il baricentro ed ha messo alle corde la Roma, creando pericoli alla porta di Szczęsny, che ha fatto altri 2 grandi interventi e poi soprattutto grazie a un sontuoso Antonio Rudiger che ha messo il bavaglio ad Higuaín, la cui marcatura ha preso dopo l'uscita di Manolas e soprattutto che si è reso artefice di un ottimo salvataggio su Hamsik, ormai pronto al tap-in facile facile per battere a rete e portare in vantaggio gli azzurri di Sarri. Dopodiché, la Roma comunque ha mostrato spirito di sacrificio, di saper soffrire e grande maturità tattica, perché non si è innervosita, aveva bisogno di questi 3 punti per dare ancora, come dire, per alimentare ancora il sogno della Champions diretta. Anche se la partita ormai era agli sgoccioli, anche se soffrendo terribilmente nel secondo tempo, perché nel secondo tempo il Napoli, ripetiamo, ha fatto veramente una grande partita, ha avuto la freddezza, la maturità, la compattezza, l'abnegazione, la voglia di sapere appunto soffrire, di aiutarsi tutti per uno e uno per tutti e poi di piazzare la zampata vincente. Con Nainggolan, comunque, che ci ha fatto davvero esplodere di gioia quando ormai il cronometro segnava 120 secondi alla fine. Comunque, onore al Napoli, ma grande, grande soddisfazione e gioia per questa ottima Roma che ci ha regalato 3 punti e si è regalata 3 punti fondamentali per correre ancora per il secondo posto, che ripetiamo vale l'accesso diretto alla prossima Champions League. E ora qui vediamo anche gli effetti psicologici che avrà questa partita, ossia la Roma sulle ali dell'entusiasmo per la grande rimonta col Toro e per anche lì colta in extremis grazie a un grande Francesco Totti e grazie anche a questa vittoria sulla diretta avversaria ha una spinta emotiva davvero notevole. E vuoi anche mettere a Genoa le defezioni di Florenzi? Probabile visto il risentimento muscolare accusato ai flessori e Pjanic in diffida che oggi ha preso il giallo, la Roma ha il dovere ora di andare a Genova e mettere ancora più pressione al Napoli, visto che la Roma giocherà alle 21 e il Napoli, cioè la Roma alle 19 e il Napoli alle 21. Se la Roma vince a Genova è momentaneamente un punto sopra il Napoli, il Napoli potrebbe sentire la pressione e il contraccolpo psicologico di quest'oggi e quindi giocare ancora un po' più contratto. Però a mio avviso la corsa al secondo posto si deciderà con Genoa-Roma e Torino-Napoli. Se la Roma vince a Genova e il Toro riuscisse nella sua casa, anche per dare onore allo stadio intitolato al Grande Torino, invincibile degli anni di fine anni 40,
tragicamente poi scomparso a Superga. E la Roma, ecco, se il Napoli lì incappasse anche in un pareggio, poi la Roma non può e non fa, non deve farsi sfuggire l'occasione dell'aggancio, che significa a fine campionato pari punti, visto gli scontri diretti che sorridono ai giallorossi, significherebbe secondo posto per il terzo anno consecutivo. Quindi ripetiamo, è chiave, partite chiave per me sono, a mio modesto avviso, Genoa-Roma il 2 maggio lunedì alle ore 19 e poi la settimana seguente Torino-Napoli. La Roma affronterà il Chievo e il Napoli tornerà ancora in campo sapendo ciò che ha fatto la Roma. E quindi anche queste, diciamo, tensioni e oppressioni potrebbero giocare, come ci auguriamo ovviamente sportivamente parlando, brutti scherzi alla compagine di Sarri. Meriterebbero tutte e due di andare direttamente in Champions League. Purtroppo però, visto anche il momento infelice che passa il calcio italiano, il ranking UEFA questo ancora non lo permette. E Totti anche oggi è entrato in campo, ha dato veramente una spinta psicologica in più, è risultato decisivo ancora una volta, perché è entrato attivamente nell'azione che poi ha portato al gol di Nainggolan, è entrato con il Bologna e ha fatto l'assist gol per il pareggio di Salah. Quanti rimpianti quella partita, accidenti, poteva essere già l'aggancio da oggi, e anche quanti rimpianti a Bergamo, sempre per il tallone d'Achille, ossia i cali di concentrazione che a volte accusa la Roma e la mancanza di cinismo. Quest'oggi per fortuna così non è stato, anzi massima concentrazione dal primo al 93esimo minuto e cinismo, perché in una delle rarissime occasioni da gol avute è riuscita a capitalizzarla e a portarsi a casa i tre punti. Che sia un buon viatico per far sì che la Roma elimini questi difetti. Poi diciamo sempre Totti, tornando a bomba, che a Bergamo ha risolto lui la partita, ossia ha fatto il 3-3 e ha servito, non dimentichiamolo, un assist delizioso a Dzeko, che purtroppo il Dzeko di questi tempi non è il Dzeko del Wolfsburg, solo davanti al portiere si è fatto anticipare, anche se c'era un presunto fallo da rigore, e non ha fatto il gol del 3-4 quando ormai mancava un minuto alla fine. E poi è entrato col Torino, miracolo a Roma, all'85esimo perde 1-2, entra il capitano, il numero 10, colui che ha fatto la storia della Roma, il giocatore più importante della storia della Roma e il numero 10 più forte del calcio italiano degli ultimi 40 anni, e ti ha fatto 2 gol. Quindi quest'oggi anche rientra in campo, la squadra sembra proprio essere avvolta in un'iniezione di grinta e di mentalità vincente, di nuova linfa, e va a vincere la partita con lui che entra attivamente nell'azione del gol. Quindi dico, risposta più bella per i suoi detrattori e scettici su quanto Totti ancora potesse dare al calcio italiano e alla Roma, non poteva esserci. E allora mi domando, signor Pallotta, anche per rispetto di ciò che ha fatto nella sua carriera e di ciò che ha dato a Roma e alla Roma, e per rispetto anche di quello che sta facendo in questo scorcio finale di campionato, dove sta dimostrando, ovviamente non 90 minuti perché non ne ha nelle gambe, però ancora per 20, 30, anche 40 minuti di essere decisivo, perché così i dati confermano, cosa aspettiamo a fargli firmare questo rinnovo di contratto? Sarebbe la vittoria più bella e un'ottima base anche per far sì di iniziare la prossima stagione, quella che dovrà essere la stagione zero, per portare un trofeo a Roma, ossia stagione zero intendo che non ci sono più alibi. L'anno prossimo la Roma dovrà cominciare a portare, visto che è il sesto anno di gestione americana, un trofeo a Roma, sia come tutti ci auguriamo lo scudetto, ma sia anche la Coppa Italia, o perché no, non diciamo la Champions League, ma un'eventuale Europa League, ok. Quindi, ma per far sì che ciò avvenga,
Bisogna operare con grande intelligenza, soprattutto confermare i punti cardine della squadra, rinforzarla con i giusti elementi, nei giusti posti, nei giusti ruoli, e dare piena fiducia a Spalletti, che si sta confermando veramente un tecnico veramente giusto per questa piazza, ma soprattutto un tecnico veramente forte, preparato, forgiato dall'esperienza allo Zenit rispetto al primo Spalletti, molto più maturo, anche duro, ma è ciò che ci vuole. Quindi facciamo sì che ci siano tutte le premesse per fare una grande stagione 2016-2017, ma ora concentriamoci su questo finale. Noi abbiamo fatto il nostro, ma ancora non del tutto. Facciamo 9 punti nelle ultime 3 partite e poi vediamo cosa verrà. Tutto qui. Comunque grazie Roma anche per queste grandi emozioni di quest'oggi, per questo collegamento o intervento è tutto. Ringrazio chi ci ha ascoltato qui da Radio Roma Sport e mando i saluti consueti a 3 persone per me molto molto importanti, ossia il mio carissimo amico fraterno Guglielmo Timpano, che mi ha iniziato a questa carriera, diciamo tra virgolette, conduttore della trasmissione televisiva più seguita a livello regionale sportiva, ossia il Tribunale delle Romane, in onda ogni venerdì in diretta su Rete Oro dalle 21.30 alle 24, e anche ideatore della nuovissima news, Audio Sport News, quindi la radio, il primo news aggregator che dà notizie istantanee auditive, oppure uditive meglio ancora, su tutti gli eventi sportivi e notizie proprio a tempo di record, soprattutto su quanto concerne il pianeta Roma ovviamente. Saluto il mio carissimo amico Roberto De Angelis, che ogni venerdì pomeriggio insieme al suo staff e a Stefano Tini mi dà l'onore di partecipare come opinionista alla sua trasmissione radiofonica seguitissima e sempre più in auge, Questa è la Roma, con nei suoi vari canali Radio RDA, Radio 1, Sap Radio, Radio Bomber e via discorrendo. Saluto anche una persona per me molto importante che mi ha dato buoni consigli e, come dire, anche direttive su come esporre oppure su come parlare e via dicendo, ed è la mia carissima amica dottoressa Annalisa Peruzzi, dottoressa in dizione, in logopedia, continuo ad andarci perché non si finisce mai di imparare ovviamente, ed anche bravissima attrice teatrale e cantante. E per chi volesse essere, come dire, coinvolto in queste sue ottime discipline o materie, può contattarla nella sua pagina Facebook, Annalisa Logartista Peruzzi, e veramente non rimarrà deluso. Ringrazio anche, mando un saluto a Nicola Caprera di Centro Sono Sport e poi a tutti, ripeto, a chi ci segue sempre con tanto affetto. Ricordo anche di seguire i miei pronostici nella veste poi di Mago Alberto, come Batman e Bruce Wayne mi sdoppio, sul sito di pronostici numero 1, sia www.pronosticoonline.com, la O di pronostico si elide con la O di online, e nella mia agenzia, appunto l'agenzia del Mago Alberto, sita in via Candia 141B come Bari a Roma, e ricordo ottimi bonus di benvenuto soprattutto per chi vuole aprire un conto gioco online ad apertura conto. Regaliamo su fino a ricariche di 25 euro il 100% di ricarica di bonus, ossia per esempio tu carichi 15, avrai accreditato 30, carichi 20, avrai accreditato 40 e via dicendo. Per questa sera è davvero tutto, chiudo con il mio classico Dai Roma Daje e vi do appuntamento per i prossimi collegamenti sempre qui su Radio Roma Sport con Alberto Fiano. Ciao!